uno scappellotto, un rimprovero. No, scappellotti no. All'inizio, come penso tutti quelli che vogliono fare gli attori, non sono stato molto aiutato, soprattutto da papà. Mamma all'inizio mi ha lasciato subito fare, per cui, come diceva il servizio, mi sono dovuto iscrivere a Economia e Commercio, dove sono andato due volte, anche perché dopo due volte che ti alzi alle 5 di mattina, perché alle 6 già l'aula di 1000 persone è stracolma e non riesci ad entrare, e se non hai proprio una predilezione per la materia, molli perché non ne puoi più. Io poi alla scuola di recitazione presi la borsa di studio, quindi mollai. Però hai provato insomma a riempire quelle scarpe che ti avevano piazzato? Eh? Hai provato a riempirle quelle scarpe che ti avevano piazzato? Sì, sì, ci ho provato per avere i soldi per iscrivermi alla scuola di recitazione. Ma adesso che sei un padre, che cioè, tua figlia ha 10 anni, si chiama Sofia, tra poco avrà 14, sarà già in età da motorino, da minicar, quindi già... Qua la minicar sui denti, tutta sui denti la minicar proprio. Il motorino può essere, ne parleremo, la minicar lo trovo ancora più pericolosa e di motorino. Che cosa tu sogni tua figlia, sorridente, felice? Che cosa, quali sono le preoccupazioni maggiori che un padre... Io sto prendo appunti, ovviamente. La paura mia è che lei possa... Però è una paura che vuoi farci, devi convivere, che possa soffrire, no? Allora mi fanno paura, per esempio, fanno paura a me, figuriamoci quanta paura faranno a lei le prime sofferenze che avrà per amore, che stanno lì, sono sulla soglia, stanno per arrivare. E ho paura di vedermela piangere davanti perché l'innamorato di turno magari non corrisponderà... E poi spero che nella vita lei riesca a essere serena. Questa è la cosa che mi, più che avere successo, è tutto molto relativo, successo in che? Spero che sia serena, che riesca a trovare un suo appagamento in quello che farà, nella famiglia, spero che riesca ad avere una famiglia solida. E io da mamma ti dico che sono d'accordo con te. Infatti. Senti Rolando, tu hai interpretato tanti ruoli in TV, però sicuramente la fiction Pantani ti ha dato un enorme successo e soprattutto ti ha fatto conoscere al grande pubblico. E non smetterò mai di ringraziare Bonivento per questo, perché è stato lui che mi ha scelto. Io volevo sapere, tu quanto ti senti distante da questo personaggio che hai interpretato? Beh, quando mi sei salita tantissimo direi, Parecchio, sì. No, guarda, quella è una storia piuttosto strana, che è un capitolo a sé della mia carriera, penso lo rimarrà sempre, perché... Pantani purtroppo non se n'è andato molto tempo fa, no? Quindi certo. Non è come interpretare un personaggio, non è come storico. Fare Bartali che ha fatto Favino, per esempio Picchio, che è un mio amico, un personaggio che se n'è andato comunque diversi anni fa, ti consente una distanza che in qualche modo ti permette di ricrearlo. In un caso come questo tu ti ritrovi a metà tra un'imitazione e una creazione di qualcosa che poi ti serve per portare il personaggio al pubblico, il tutto col terrore di poter andare a calpestare i sentimenti delle persone che sono tutta la vita, capito? La sua famiglia, i suoi tifosi, io ho girato con i gregari suoi veri, tra l'altro Fabiano Fontanelli mi ha chiamato proprio questa mattina e io ho una foto di Fabiano che arriva al Tour de France con Pantani e sono lì tutti e due trionfanti. È stata un'esperienza pazzesca sotto tutti i punti di vista. Io la mamma di Pantani la sento ancora adesso, il papà e la mamma sono venuti alla prima di uno spettacolo che ho fatto a Longiano poco tempo fa, mi hanno fatto la sorpresa, sono venuti lì, neanche lo sapevo, sono venuti a trovarmi e non... è stata una cosa strana, non so neanche come dirvelo, non è un è lavoro da cui sono riuscito ad uscire, sì, è una cosa che si è mischiata con la mia vita privata e tuttora sta lì e sei fa tessuta, parte ormai. Proprio il tessuto sì, proprio di quel sì. Posto. E adesso invece stai interpretando appunto Sergio Vitale, il capo dei Falchi nella nuova squadra. Sì. Ma questa Napoli che diciamo viene raccontata in questa serie televisiva è così oppure fiction o realtà? Quanto c'è di una e quanto c'è dell'altra? Napoli è così e anche, forse anche in alcuni casi anche più difficile di così. Viene raccontata più o meno per quello che è, vivendola, poi ci sono anche libri usciti ultimamente che insomma ne hanno parlato, non è solo questo chiaramente, no? C'è anche la Napoli solare che nella serie per fortuna ogni tanto si vede, ma sì, è questa, cioè i falchi veri sono persone che rischiano la vita quotidianamente per le strade. Il fare il lavoro del poliziotto a Napoli non è per niente facile. Per voi niente. Giravate per l'appunto anche a Spacca Napoli, voi, cioè la nuova squadra. Noi abbiamo ha girato in tutti i quartieri, che è la cosa bella, tra l'altro, secondo me, di questa serie. Io conosco Pietro, me l'ha raccontato, era pazzesco. Proprio, abbiamo sì. Girato nei quartieri più tosti napoletani, no? Dove tra l'altro l'accoglienza è di un caloroso che non avete idea. È una festa, sempre. Anzi, è difficile girare perché è sempre questa gente intorno che urla, è tu... una città vivace. Sì, parecchio. Bene Rolando, noi ti ringraziamo e ti facciamo tantissimi auguri per il 2009. Un 2009 ricco di sorprese e di tanti successi. Anche a voi, grazie. E noi